l'antica Cartagine e i suoi sobborghi lambiscono le rovine della fiera Urbe Punica. Dai tetti della città vecchia lo sguardo coglie in vicinanza minareti ed edifici di culto e in lontananza grandi e moderne costruzioni. Alcuni tetti ostentano opulente terrazze e migliaia di paraboliche provano il contatto domestico con il mondo. Nei vicoli della Medina i turisti avanzano uniti più per il timore di perdersi che per paura. Ad un occhio fugace i negozi si susseguono apparentemente uguali nella mercanzia e nell'aspetto. Antiche colonne di riporto sorreggono la volta dei bazar e ricordano la vicina antica capitale. Alla luce del sole, nelle strade, i motivi ornamentali dei vecchi palazzi, i portoni decorati e colorati, le insegne moderne e le finestre serrate delle case parlano epidermicamente della città che mostra nel suo insieme una tranquillità sconosciuta in altre parti del mondo mediterraneo. Il Museo del Bardo conserva i più significativi reperti archeologici del paese. È ospitato in un palazzo dell'Ottocento, un tempo residenza del Bey, il governatore ottomano della Tunisia. Entrando, si ammirano le sale d'arte islamiche, impreziosite da raffinate decorazioni ambientali. I soffitti, le maioliche e gli arredamenti mostrano una discreta e satrapesca eleganza che lascia ben immaginare il passato splendore del complesso residenziale. La grande sala della Cartagine romana ospita reperti di squisita fattura, certo non indegni della stessa Roma. Antiche sculture e severi ritratti degli imperatori. Il mosaico del poeta Virgilio, attorniato da due muse, ci parla di una casa in cui la cultura e la poesia non erano certo sconosciute. I grandi mosaici d'Africa incantano il visitatore. Si tratta della più grande e bella raccolta esistente al mondo. Vere composizioni pittoriche fatte con tessere colorate. I mosaici erano diffusi in tutto l'impero e le maestranze africane particolarmente apprezzate anche in Italia. La policromia delle raffigurazioni mostra abituali storie mitologiche, allegorie, ma anche scene di caccia, episodi agresti e la vita reale nella sua quotidianità. Nel IV secolo si affermò l'idea di composizioni unitarie, nelle quali una unica scena occupava tutta l'area pavimentale. Considerando la dimensione dell'ambiente, la funzione della sala e le indicazioni del committente. Alcuni mosaici sono a tema mitologico con Venere e Anfitrite in evidenza e cortei di divinità marine in omaggio al mare che dava lavoro e benessere.
Altri, più originali, riflettono l'ordine economico e sociale della provincia con riferimenti alla vita quotidiana, al lavoro agricolo, alla caccia e all'allevamento. Osserviamo ville signorili, grandi complessi a uso pubblico e veri fortini agricoli in cui resistere ai predatori che venivano dal deserto. Altri mosaici mostrano decorazioni a corona di foglie a formare medaglioni collegati da strutture vegetali con busti umani e teste di animali. Scene di mare e di pesca, episodi dell'Odissea, danno l'illusione di essere di fronte a un'antica, irreale fotografia per la plasticità dell'insieme, i particolari che si possono cogliere e l'emozione suscitata. I manufatti in oro di Cartagine sono forse l'emblema di una città mercantile morta e risorta a causa del benessere economico. Vera araba fenice del mondo antico. Le maschere funebri cartaginesi, volti ghignanti di fronte alla nullità dell'oblio, sono fra le poche testimonianze rimaste di un'antica e sfortunata civiltà. Mute immagini di un mondo perduto per sempre. Fieri resti di una umanità che riusciamo ancora a percepire nelle orbite vuote e nella smorfia impunemente atteggiata al sorriso.